sono con Alessandro Moretti, vice sindaco di Vicenza. Come vice sindaco di una città che comunque vanta delle radici profonde con il settore orafo, ha formulato il suo augurio a questa neonata associazione. Cosa si auspica per il futuro? Sicuramente i migliori auspici per questa associazione è costituita da gran parte da donne imprenditrici molto abili, molto preparate, che gestiscono le loro aziende coniugando capacità, professionalità, ma anche un senso forte dell'etica e della responsabilità civica. Io mi auguro che quindi questa città possa crescere anche con modelli associativi come questo, modelli associativi fatti appunto di donne, donne capaci, in un settore come quello dell'oro che rappresenta per noi un punto di eccellenza. Anche in passato lei ha sostenuto delle associazioni al femminile e il ruolo che ricopre oggi è il coronamento un po' di questo lavoro di gruppo. Come vede questa associazione di donne imprenditrici del gioiello? Ma io credo che la donna sappia rappresentare forse meglio di chiunque altro il bello, la bellezza, perché la bellezza è anche saper essere eticamente, come dire, responsabili, cioè capaci di lanciare dei messaggi positivi. Per cui sicuramente io sostengo in maniera forte questo tipo di associazioni che riescono appunto ad operare nel territorio e anche a lanciare dei messaggi di solidarietà tra donne imprenditrici, e penso che questo tipo di modello possa essere esportato anche in altri settori, come per esempio quello del mondo della politica. Certo. Quindi donne, etica e gioiello, sicuramente un connubio di valori molto importanti che questa associazione porterà avanti, sicuramente con grande entusiasmo, con grande professionalità. Assolutamente sì, spero che diventi un modello forte, un modello da esportare e capace quindi di dare un senso anche a quello che facciamo tutti i giorni. Penso che possa essere davvero un insegnamento che vale in questo campo come in tanti altri campi. Se noi siamo mossi e motivati da dei principi morali, da dei valori etici che ci ispirano, che ispirano il nostro comportamento, beh, credo che l'obiettivo che raggiungiamo sarà sicuramente un obiettivo più facile e un obiettivo e una finalità anche molto più importante. Bene, vice sindaco, la ringrazio per il suo lavoro svolto per la nostra città con veramente tanta etica e professionalità ed entusiasmo. Grazie.